I servizi di informazione elenco abbonati, di informazioni e prenotazioni turistiche, di aggiornamento delle ruote estratte e di news sportive sono offerti da Emifree. In base al DMC numero 145 del 203-2006 e alle delibere AGCOM 26.08 CIR e 15.04 CIR articolo 38. Tutti i servizi sono riservati esclusivamente ai maggiorenni titolari dell'utenza telefonica. Si consiglia di ascoltare sempre con la massima attenzione il messaggio gratuito. Si ricorda inoltre che per accedere ai servizi è necessario esprimere sempre il proprio consenso rimanendo in linea dopo il messaggio gratuito per i numeri 892 o premendo un tasto qualsiasi del proprio telefono per i numeri 895. Tra il numero 1 e il numero 90 la distanza è poca e la gioia è tanta. E poi quel che conta sopra ogni cosa è dipingere insieme una vita in rosa. È la casa dei numeri. Puoi venire anche tu dove il cielo è più blu. Buonasera, amici di Casalotto, ben ritrovati nel salotto serale che dura mezz'ora, ma è comunque sempre concentrato come il pomeriggio perché le notizie non mancano. Non abbiamo il giochino, ma ci sono comunque i preziosi consigli dei nostri grandi esperti, quelli ci sono sempre super aggiornati nelle tre serate di estrazione. A questo punto parleremo di domani perché martedì affronteremo la 12ª estrazione di settembre. Li vado subito a salutare perché li avete visti, siamo insieme, lo siamo stati anche oggi pomeriggio con voi. Allora, a partire dalla mia destra, buonasera, ben ritrovato Lio e anche Marco. Ciao ragazzi. Ciao Sheila, ciao Marco, buona lunedì sera a voi, buona lunedì sera agli amici e alle amiche che stanno seguendo Casalotto. Mezz'ora assolutamente importante, una mezz'ora intensa di consigli e di notizie. È chiaro che l'argomento principale sono i numeri da indirizzare al lotto, anche perché questa è Casalotto e tratta nello specifico questo argomento. Ciao Marco. Ciao Lio, ciao Sheila, ben ritrovati a voi in studio, un buon lunedì sera ovviamente a tutto il pubblico di Casalotto. Beh, attenzione, questo è un lunedì speciale, questa è una settimana importante perché intanto domani affronteremo la 12ª estrazione del mese di settembre, quindi ancora due, poi terminano i giochi e devo dire sta andando particolarmente bene. Insomma, tra poco noi andremo a parlare di quelli che sono stati i risultati. Ecco, sabato sera il gioco del 90 ci ha premiato per quanto riguarda il 90 il primo colpo sulla prima posizione come estratto determinato a Genova, ma sul gioco del 90 il primo colpo ci siamo fermati lì. Giovedì era andata meglio, sapete che Milano aveva dato addirittura tre ambisecchi, poi insomma magari le andiamo anche a rivedere. Questo è il tipo di movimento che si può ottenere con i nostri consigli. C'è anche l'estrazione che, passatemi il termine, fa schifo e che non dà nulla, quindi non c'è né il brutto nell'estrazione né l'errore dei nostri calcoli. È il gioco del lotto che è estremamente complesso. Sapete che noi amiamo sempre ricordare esattamente ciò che è ed è per questo che vi anticipo: state lì questa sera perché noi abbiamo un solo servizio, quindi cercheremo di dedicare il tempo a disposizione usando un tutto in uno dedicato alla penultima del mese. Sapete che noi ci crediamo in modo particolare perché abbiamo la chiusura statistica. Ho già parlato troppo, mi raccomando, state lì. Io vi anticipo soltanto un po' gli argomenti, saranno tre e poi passeremo subito ai nostri esperti, Leo Marco in redazione, parleremo di televisione, l'anno di Dallas, quanti sono stati insomma incollati per anni a seguire tutta una serie di lunghissime puntate di questo telefilm americano, poi parleremo di televisione ancora, stasera bel duello tra Hillary, Trump e Arte, siamo fontanellato e vi si trova un labirinto di bambù molto bello e molto originale, vedremo sicuramente anche delle foto. Vi aspetto tra poco per le notizie, vi lascio in piacevole compagnia o di Rio Di Marco, chi va? Assolutamente sì, inizieremo appunto qua in Casalotto a parlare di questo speciale del lunedì sera, uno speciale dedicato assolutamente al lunedì sera, agli amici e alle amiche che seguono Casalotto semplicemente unicamente il lunedì sera perché magari in altre occasioni non possono seguire la puntata. Io e Marco, a grande richiesta, perché molti ci hanno detto: ma il tutto in uno lo fate spesso e volentieri al pomeriggio e non lo fate mai alla sera. Bene, io e Marco, avendo a disposizione questo bel portale, abbiamo pensato di valutare un tutto in uno assolutamente importante. Il tutto in uno cos'è? È quel servizio che vi permetterà di avere con una sola chiamata le tre migliori informazioni.
e proprio alla base dell'estrazione di sabato sera c'è questa possibilità. Perciò io ora andrò in redazione per parlare di questo tutto in uno e quindi vi basta veramente quest'unica chiamata per avere l'informazione totale e generale di Casalotto. Ma attenzione, perché prima di andare a scoprire cosa troveremo in questo tutto in uno andremo a vedere anche il video delle vincite. E allora io dico, in questo lunedì sera, seguitemi, grazie. Eccomi, eccomi in redazione ed ecco che l'89-22-22 è già a vostra completa disposizione, già è lì per voi, già potete entrare. Il tasto 3 vi permette di avere tre punti essenziali per domani sera, perché proprio in questo punto ora ci sarà l'estrazione del martedì sera. Alle mie spalle vediamo un personaggio di Dallas. Io ora clicco il monitor e andiamo subito a vedere il video delle vincite. Vediamo quello che è accaduto proprio sabato sera, guardiamolo assieme. I risultati molto interessanti, come il 40-70 alla ruota del Lotto di Cagliari e un ambo a tutte le ruote per il 16-77. Quest'oggi al primo colpo il 90 Genova l'abbiamo vinto tutti quanti. Napoli con il 37-67. Ecco, questo è un po' quello che è accaduto sabato sera. Attenzione, perché domani sera ci sarà l'estrazione del martedì sera, prima estrazione della settimana. E a questo proposito io vi voglio ricordare che entrando in questo lunedì sera all'89-22-22, ripeto 89-22-22, il tasto 3 vi permetterà di avere, di ascoltare il tutto in uno, una sola chiamata per la migliore informazione. Perciò non dovrete assolutamente chiamare nessun altro portale, non dovete chiamare nessun altro, perché in esclusiva in questo lunedì sera c'è questa grande opportunità. E allora andiamo a vedere quali sono questi tre punti fondamentali validi per il concorso di domani sera, partendo appunto da questa penultima estrazione del mese, perché domani sarà la penultima del mese. Voi sapete che ci sono delle tecniche importantissime che si devono sviluppare proprio per l'ultima e la penultima. Abbiamo lo speciale 9,90 con un ambo e un terno. Ovviamente è consigliato anche il gioco di questo 9,90 e poi c'è il 9 con un ambo e un terno con il 90. Quindi questa è la valutazione legata al 9,90 del martedì sera, un po' di fine settembre. 88, appuntamento di fine mese con un solo ambo e un solo terno. Quindi attenzione, perché vedete proprio la ristrettezza dei numeri, un ambo e un terno con l'88. Ovviamente li potete unire in ambo, terno, quaterna, perché alla base rimangono quattro numeri. E poi signori, attenzione, perché abbiamo i ritardatari, ritardatari e centenari. Abbiamo valutato io e Marco due ambi e un solo terno. Signori, dobbiamo veramente fare attenzione ai centenari, perché noi sappiamo che ancora il 53 non è arrivato, nemmeno il 75, ma ci sono anche dei ritardatari che sono veramente molto interessanti e che questi potrebbero arrivare direttamente o col 53 o con il 75. Perciò io e Marco abbiamo valutato questa bella statistica, anche perché quel 54-90 che avevamo centrato proprio giovedì sera, lì erano due ritardatari della ruota del Lotto di Milano, quindi non erano ancora centenari, erano due ritardatari che sono arrivati assieme. Ed ecco che nella statistica, soprattutto nella frequenza dei ritardatari e centenari, per domani c'è una grande opportunità. Ma l'opportunità la dovete avere proprio da questo lunedì sera con l'89-22-22, ripeto 89-22-22, tasto 3, per avere questo bel tutto in uno, un'informazione
totale per domani sera con una sola chiamata. Doppio, il numero che dentro ha uno scoppio. Doppio, il numero che tieni sempre all'occhio. Il numero che dentro tiene il 2. Il numero di corna che c'ha il bue. Doppio, il numero che qui dobbiamo provare. Doppio, il numero che tutti vogliono fare. Il numero che 4 volte è bello, perché contiene un numero gemello. Con me, con Lio e Marco, ma adesso possiamo occuparci anche della prima notizia. Parliamo di televisione perché era il 26 di settembre, ricorreva l'anno 1986. Io ero insomma piccolina, però mi ricordo insomma un po' di questo telefilm che spopolò veramente anche da noi in Italia. Dallas vince una lunghissima guerra di ascolti con Miami Vice, resuscitando il personaggio di Bobby Ewing, morto in un incidente la stagione precedente. In seguito l'abbandono della serie da parte dell'attore Patrick Duffy. Bobby poi, come spesso insomma può accadere nei grandi telefilm, riappare vivo e vegeto dalla doccia ed è subito il record boom di ascolti. Allora,
Noi eravamo un po' piccoli, insomma, anni... Ma era solo l'86, pensavo che era il 56, il 46, lo perché... Lo seguivate Dallas con i genitori, con papà e mamma? Avevamo circa 10 anni, un po' bisognava seguire allora, perché c'era una televisione in casa, quindi o ti guardavi quel programma, o era ancora quello. Ma io pensavo ancora che era ancora dietro. Prima, si vede che l'ho visto talmente tante di quelle volte. Tu, Marco, lo seguivi Dallas? Ma avevi circa 15 anni, più o meno. Cosa siamo nell'80? 86, ero grandino, 70, no, vabbè, no, bambini, sì. Non ragazzi. Ma no, sto pensando, sì, mi capitava, perché ovviamente in casa, poi non è che c'erano dei grandi programmi un tempo, quindi quello era il boom, però non mi piaceva tantissimo. Io ho preferito Dynasty, che è arrivato poco dopo. Dopo. Esatto, e quindi io ho amato i personaggi di Dynasty, la storia di Dynasty, quello mi piaceva di più. Dallas, è stato un po' il precursore sui generis, perché poi da lì in poi... Insomma, ne sono arrivati altri. Per quanto c'era della roba vecchia, che era più la telenovela, tipo Sentieri, che era già, insomma, credo alla 8.000.000esima puntata in quegli anni. Però, carino. Io adesso, ecco, forse lo rivederei, perché, insomma, 30 anni dopo un'occhiatina ce la butterei. È vero, col senno di poi adesso... No, io no. Io sì, lo vorrei rivedere. Mi affascinerebbe molto di più adesso, perché 86, avevo 10 anni, avevo piccola, infatti. Ricordo veramente. Non ricordo bene neanche la storia, perché non mi piaceva, non lo so, Intrighi comunque di famiglia, bene, vabbè. Insomma, ci è piaciuto ricordare Dallas. E poi parleremo, grande duello questa sera tra Hillary e Trump. Chissà anche qua chi sarà il vincitore. Non lo so. Vabbè, vedremo, manca poco. Manca poco anche le estrazioni domani, siamo vicini. Meno di... 24 ore. 24 ore. No, esattamente tra 24 ore avremo già in mano l'estrazione, quindi insomma speriamo con una valanga di risultati ottenuti. Il tempo stringe, noi abbiamo anche altri consigli ovviamente da dare, ma io vorrei ritornare proprio in questo tutto in uno, che vuole essere il modo migliore per portare una serie di consigli sfruttando un unico portale e quindi con una chiamata avere le tracce più importanti per affrontare appunto domani la penultima. Questi sono giorni particolari perché mancano due estrazioni, poi io e Lio abbiamo già preparato proprio per l'appuntamento di domani pomeriggio tutta una serie di indicazioni che saranno una sorta di apertura di un portale, no, perché il portale multiservizi, di una porta ovviamente all'interno, la finestra, ecco, che cos'era del mese di ottobre, quindi ripercorreremo insieme qual è la statistica dello stesso, ma chiudiamo prima settembre perché ci sono delle ottime possibilità. Un paio di minuti, dobbiamo correre, venite con me. Eccoci ancora insieme. Allora, massima attenzione, devo mandar via JR, scusate, io sono avanti perché stavo pensando in realtà già all'estrazione di domani sera. Io non vedo l'ora di esserci dentro, proprio perché ci sono intanto una serie di aspettative alte, perché quando poi si dimostra, come a volte in modo facile, i numeri arrivano, non è così difficile catturare l'attenzione di chi segue la trasmissione. Io lo ricordo sempre, il pubblico di Casalotto è un pubblico esigente che a volte si arrabbia facilmente se per una o due estrazioni non va tanto bene. Noi abbiamo ancora una volta dimostrato come il gioco, per esempio, del 90 è stato straordinario, non solo con un semplice 90 primo estratto che avevamo dato come indicazione anche nel gioco del determinato tra primo e quinto per appunto la somma 90 che si era presentata giovedì a Genova, quindi ancora un ottimo primo colpo e soprattutto una dimostrazione a chi magari poco ci crede di come è facile tirare a casa il 90. Giovedì sono stati tre gli ambi vinti col 54-90, il 29-90, il 30-90, tutto su ruota, quindi che dire, martedì era andata male, ma perché domani siamo ormai in addirittura d'arrivo per quanto riguarda la chiusura del mese e le opportunità sono alte. La faccio breve perché non volevo perdere tempo, non ho le linee per il tutto in uno. Avete riconosciuto il portale che di solito contiene l'Otto Shock? Bene, questa sera, come prima diceva Lio, in forma esclusiva, sotto vostra grande richiesta per l'appuntamento serale, il tutto in uno. E allora andiamo a percorrere i contenuti. Per quanto riguarda il gioco del 9 del 90, ci siamo, chiudiamo un mese semplicemente giocando un ambo interno e non mi perdo nella condizione. L'appuntamento storico con il gemello 88, sapete che io lo amo in modo particolare ed è solo due estrazioni fa che l'ambo di Radicali alla Nazionale era stata un'altra gradita sorpresa e una buona vincita. Attenti perché è un appuntamento, si tratta di non mancare. E sui ritardatari, che dire, nulla, ce ne sono ancora tanti, l'ultimo vinto tra i centenari è stato il 34, bene, giocare due ambi e appunto un terno in un
l'unione per il gioco dei centenari vuol dire giocare poco. E adesso sto zitto perché il tempo è poco, le linee non tantissime, ma le metto ancora tutte a vostra disposizione. Vi aspetto dopo il tasto 3 dall'89-22-22, ricordandovi che da Rete Fissa costa 2 euro, solo 1 euro in più dai cellulari. Scoppio, doppio, il numero che tieni sempre all'occhio, il numero che dentro tiene il 2, il numero di corna che c'ha il bue, doppio, il numero che qui dobbiamo provare, doppio, il numero che tutti vogliono fare. Il numero che 4 volte è bello, perché contiene un numero gemello. Possiamo andare nella seconda notizia velocemente o mando l'io in redazione? Datemi solo una conferma veloce dalla regia. Notizia, perfetto, infatti parte già la prima foto. Allora, in America saranno le ore 21, da noi un po' più tardi saranno le 3 di notte, magari qualcuno è talmente curioso che resterà sveglio. Beh, insomma, tutti collati, sintonizzati sulla CNN, perché ci sarà la botta risposta tra i due candidati alla Casa Bianca. Infatti 100 milioni di spettatori sono previsti incollati sulla CNN. Duello davvero molto molto importante, dal momento che si calcola che i candidati si giocheranno in televisione un terzo degli elettori. Non so a noi italiani quanto possa interessare, però qualcuno sicuramente la curiosità, non lo so, magari stanno comunque seguendo i vari referendum da questi mesi. Tifi per qualcuno dei due in particolare? Certo, noi siamo un po' fuori da quel mondo, però qualche notizia è arrivata e puoi dirlo. Trump non mi piace molto. Invece lei? Lo so, ma se devo scegliertene uno dei due, ti scelgo Hillary. Io nessuno dei due, personalmente. Troppo gioco di potere, insomma, quindi nomi
che da troppo tempo girano e mi sta troppo di trito ritrito, mangia di qua, mangia di là, e quindi vedremo un po', ecco. Basta vedere poi notiziare domani, perché sicuramente ne parleremo, ne parleranno i telegiornali anche i avremo delle conferme domani. Sicuramente. Conferme le vogliamo domani sera, però vai, caro assolutamente Lio. Sì, ora attenzione, perché vi portiamo in un bellissimo portale, quello che costa poco più di un euro da rete fissa dai cellulari. Attenzione, perché questo portale lo potete veramente seguire tutti quanti, in quanto ci sono due punti essenziali, ma i migliori in assoluto, ovviamente validi domani sera. Venite con me. Eccomi in redazione, ed ecco che l'8922-88 già è a vostra disposizione. Quanto costa questo portale? Poco più di un euro da rete fissa e dai cellulari. Chiamate da questo momento per avere l'informazione di Bari Cagliari e l'informazione di Torino Venezia. Quindi abbiamo questi due punti fondamentali, questi due punti principali straordinariamente importanti per domani sera. Perché a Bari Cagliari dovete pensare che si è formato questo bellissimo quadrato radicale, ed è interessante dal punto di vista statistico, in quanto abbiamo l'1,11 e il 7,70. Vedete che bel quadratino? Noi abbiamo evidenziato l'1,7 e l'1,4 perché è proprio la base dell'informazione, ma andando un passo oltre all'informazione base, vedete che bel quadrato, 7,11 e 1,70, signori. Attenzione, perché diventa straordinariamente importante. L'ambo eterno di Bari Cagliari è un ambo secco e un terno secco, punto stop. Ma importantissimo l'ambo alla ruota di Torino Venezia. Ci sta benissimo un 5, numeretto 5, con un abbinamento per ambo secco. Ecco qua che l'informazione di Torino Venezia ha un ambo secco e il Bari Cagliari ha un ambo e un terno. Costo del portale 8922-88, da rete fissa e dai cellulari. In questo lunedì sera avrete questa grande opportunità. Domani ci sarà già stata l'estrazione del martedì sera, perciò diventerà estremamente importante questa informazione. Tu sei l'ora in cammino, amica del mattino, il tempo di ogni giorno, casa a cui ritorno. Tu sei l'acqua marina, il verde di collina, la luce di ogni sera. Tutti i giorni miei.
Abbiamo davvero un minuto scarso, giusto per ringraziarvi di averci seguito comunque anche in questo lunedì sera sul canale 53 in questa mezz'ora, ricordandovi che Casalotto comunque ritorna domani, poi è anche serata di estrazione, quindi è molto attesa l'estrazione, l'appuntamento delle ore 20. Vi saluto, vi auguro buon proseguimento di serata, i saluti finali vi rilascio a Lio e a Marco. Grazie Sheila, grazie a Marco e a tutti voi che avete seguito il lunedì sera di Casalotto. Ovviamente domani alle ore 14.30 partirà la puntata del martedì pomeriggio. Ciao a tutti. Grazie, grazie a voi in studio, buon proseguimento di serata e ci vediamo domani pomeriggio e sera. Mi raccomando, perché i servizi che abbiamo visto sono solo due e anche quello al costo di un caffè è ancora aperto e quindi potrete sfruttarlo quantomeno fino a mezzanotte. Grazie ancora, ciao. Ciao. Grazie ancora, ciao, ciao. A tutti voi, ciao.